Ciao a tutti ragazzi, da Messi91 e ben ritornati nel mio canale. Oggi siamo qui per un video di aggiornamento che dovrei prendere l'abitudine e fare un po' più spesso. Soprattutto per dirvi le varie cose, perché mettendole all'interno dei video può capitare che qualcuno magari non le sente, non le vede e quindi non recepisce. Faccio questo video per decidere quale sarà il destino della serie FIAR, in quanto noto che ha avuto un calo drastico di visualizzazioni e questo da quando abbiamo iniziato, cioè l'ho notato molto da quando abbiamo iniziato il DLC. Ho pensato che forse vi ha stufato un po' il gioco, perché il gioco andava davvero molto bene con le visualizzazioni. E se andiamo a prendere le vecchie puntate che ho caricato, alcune hanno superato le 150 visualizzazioni, quindi il gioco vi è piaciuto per un certo periodo. Ora vedo che addirittura l'ultimo video che ho caricato fatica a raggiungere le 20. Non prendetemi per una fissata di visualizzazioni, non è così. Io vedo questo, ma vedo anche che grazie agli strumenti di analisi che ci fornisce YouTube dal lato di persona che carica video su YouTube, ho notato che anche la stima del tempo che trascorrete sui video di FIAR è diminuita e anche il fatto che non lo commentate più e non riceve molti like, questo mi fa pensare che non lo seguite più come lo seguivate una volta. E quindi siamo qui oggi per decidere insieme, visto che l'ultima volta che ho avviato una serie da voi decisa, ovvero Super Mario, è stata una scelta buonissima perché fa davvero, per il canale che ho io, fa tante visual. E quindi ho pensato, scegliamone ancora una insieme. Mi piacerebbe davvero tanto che partecipaste numerosi a scegliere una serie che vada a sostituire FIAR. Mi dispiace fermare FIAR perché è un gioco che io adoro tantissimo e sicuramente finirò anche se non lo caricherò più sul canale. Tenderei a non troncare di peso la serie, ma magari caricare un video ogni tanto, giusto per finire almeno il DLC, perché troncare una serie come FIAR mi turba proprio, mi dispiace tantissimo. Lo so, l'ho fatto anche con Amnesia, ma Amnesia era un gioco brutto proprio, cioè non mi è piaciuto per niente il secondo Amnesia. E quindi l'ho fatto, ma a cuor leggero. Questo che è un titolo bello, mi dispiace davvero tanto fermarlo così, senza una fine. Quindi avrei pensato di magari caricare un video ogni tanto, ma far partire una nuova serie al posto di FIAR. Vi propongo quattro scelte che io ho adorato. Sono giochi, secondo me, davvero molto belli, anche se non tutti, sono proprio dei titoli a AAA. Avrei pensato di fermare magari FIAR con i DLC e di iniziare una serie con How to Survive, un gioco molto semplice e che non dovrebbe durare neanche eccessivamente, che ho caricato poco tempo fa nei gameplay random. E ho detto anche nel video che è caricato appunto per questa cosa. Praticamente noi saremo un sopravvissuto finito su un'isola e dovremo trovare un modo per fuggire da quest'isola che sarà invasa dagli zombie. Un'altra scelta è Deadlight. Ho caricato un recente video, avrete sotto qualche immagine o comunque qualche link che vi manda al video, nei giochi random. La trama è molto semplice, così come il gameplay è un gioco in 2D, dovremo scavalcare degli ostacoli, superare dei problemi per aiutare il nostro protagonista a ricongiungersi col suo gruppo e a trovare la sua famiglia. Il finale, io l'ho finito, dura circa 5 ore e mezzo, e il finale mi ha lasciato un po' così così, e vorrei, se iniziamo quella serie, sapere anche la vostra sul finale, e ne discuteremo quando ci arriveremo. Come terza scelta, io avrei Sniper Elite Nazi Zombie, che di trama non ha praticamente nulla, ovvero sei un soldato, c'è un apocalisse zombie, scappa con rifugi e smacella tutto. Quindi questa è a grandi linee la trama. Praticamente si tratta di smacellare zombie, che è la mia passione, quindi... E poi, se notate, tutti questi titoli sono in stile zombie, perché una serie horror barra zombesca la voglio sempre avere sul mio canale, perché è la mia passione, cioè gli zombie sono la mia passione, quindi se non ci fossero sul mio canale sarebbe qualcosa di un po' anomalo. E queste sono le tre scelte, diciamo, che si staccano da FIAR. L'ultima proposta, che è un po' una proposta riciclata, diciamo, sarebbe di interrompere i vari DLC di FIAR 1 e partire con FIAR 2, che comunque è un gioco leggermente diverso, un po' più action e un po' meno, cioè un po' più FPS, un po' meno horror da quello che dicono, anche se dove ci stanno bambine con i capelli lunghi per me è horror tantissimo, ma un po' è diverso, abbiamo una nuova trama, una nuova storia. Se vogliamo interrompere FIAR e partire con FIAR 2 perché il primo vi ha rotto i cosiddetti,
siate liberi di dirmelo che faremo anche, cioè facciamo anche questo. Io comunque giocherò FIAR perché lo adoro e il 2 e il 3 li devo giocare per forza. Ricapitolando, dobbiamo decidere cosa fare con FIAR Extraction Points. Sicuramente i vari capitoli che ci mancano riceveranno un forte rallentamento e le sostituzioni che vi propongo sono How to Survive, Deadlight, Sniper il Nazi Zombie oppure partire con FIAR 2. Chiudo dicendo che se non ho fatto male i miei calcoli questo video dovrebbe uscire mercoledì. Avete tempo fino al fine settimana, quindi fino a domenica, per decidere quale serie partirà lunedì sul mio canale. Mi raccomando, commentate numerosi ragazzi, perché vorrei davvero che la serie la scegliessimo insieme. Messi91 vi saluta e vi auguro una buona giornata. Al prossimo video ragazzi!